Secondo lei qual è il segreto della longevità? Prima di tutto bisogna essere sani di natura, la prima cosa. Poi passare bene perché sono montagne di acqua buona, aria fresca, aria buona e tutto quanto. Michelino Scudu compirà 97 anni il prossimo 16 gennaio. Barbara Nieddu spegnerà 93 candeline tra pochissimi giorni. Sono loro alcuni dei capostipiti delle famiglie più longeve della Terra. Il loro modo di vivere è valso il primato ora testato dai 40 scienziati dell'International Centenarium Consortium che a Villa Grande Strisaili hanno fatto il punto di 15 anni di studio sul segreto della lunga vita. Vivere a lungo, non so, di essere cortesi, un po' bravi con tutti. Anche quello fa bene, perché non passa pena, non passa dispiaceri. Ci sono volute lunghe indagini nelle quattro zone più longeve del mondo, che in Sardegna si sono concentrate in 14 paesi, 12 dei quali con sede in Ogliastra. Gli studi approfonditi sulle abitudini di vita hanno accertato il record di questi anziani dalla vita straordinaria che in questo momento il mondo ci invidia. La Sardegna, in particolare Villa Grande e l'Ogliastra, si conferma come una zona ad alta longevità, paragonabile a quella delle altre zone del mondo. I colleghi stranieri hanno apprezzato l'importanza salutistica di cibi come il pistocco, per esempio, quello a fermentazione naturale che riesce ad abbassare i valori glicemici dopo un pasto e quindi potrebbe potenzialmente proteggere l'organismo dalle malattie metaboliche.